Bimbe, mi sono dimenticata che avevo l'appuntamento dal dentista fra un quarto d'ora, devo essere lì. Tu cosa ci fai seduta sul pianoforte? Sì, non vi posso portare assolutamente perché è anche un po' lungo. Chi chiamo? Chi chiamo? Rosalia, chiamo no. Rosalia. Sì. No, sta male, mi ha scritto. No, 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 no. Sta male? Sta male. No, no, la devo chiamare subito. Vanessa, ascolta. Rosalia? Rosalia, sì. Rosalia? Sì, infatti, Rosalia, perché se la chiamo Rosalia mi sgrida anche. Ragazze, per favore, fate tutto quello che vi dice, perché lo sapete che è un carattere un po' particolare. Dai, smettete, la bambina lo so che è un po' particolare, però dai, è anche simpatica, no? No, non vuoi la parmigiana. Va bene, dai, la chiamo subito. Leggi. Anastasia, non è vero che ti ha scritto Rosalia, però tu non hai un numero di telefono, quindi è impossibile. La chiamo subito. Allora, Rosalia, ti prego, rispondi, perché sono lì fra pochissimi minuti, ti prego. Rosalia? Sì, scusa, Rosalia, sono Romina, la mamma di Vanessa e Anastasia, ciao. Ascolta, ho un'urgenza, devo andare dal dentista, mi ero dimenticato, non è che potresti venire qua? Dai, grazie, veramente, grazie. Guarda, facciamo una cosa, nel frattempo, visto che vieni qua, non è che mi aiuteresti a fare qualche pulizia di casa, che oggi non sono riuscita a fare niente, non ho tempo? Va bene, grazie, gentilissima, ti aspetto. Veloce, Rosalia, perché io devo essere dal dentista fra 10 minuti. Ok, grazie. Ragazze, meno male, ragazze, sta arrivando e meno male. Aiutatela a fare. Mamma, vengo con te. Non puoi, non puoi, amore, ho un intervento lungo in bocca e non puoi venire, mi dispiace. Okay. Ma dai, che così simpatica. Anastasia, per favore, non fare la maleducata, Anastasia, per favore. Ok, mi vado a cambiare e... Non sei già cambiata? Sì, in effetti, posso andare anche così, vero? Allora aspettiamo che arriva Rosalia, Rosalia, come si chiama lei, guardate, non chiamatela mai Rosalia perché si arrabbia tantissimo. Allora la chiamo Rosalia. No, che si arrabbia, E gli ho detto di fare le pulizie perché i pavimenti sono terribili e quindi farà anche quello. Intanto vi deve soltanto guardare. Voi siete grandi, siete autonome, non fatela impazzire, mi raccomando. No, perché sennò poi non viene più. Io come faccio senza di lei? Sì, non viene più. Facciamolo venire un'altra più brava che cucina pasta con invece che la parmigiana. È arrivata! È arrivata! Mi ha bussato! È arrivata! Sì, Rosalia? Guarda, fai una cosa, aspetta che esco io con l'auto e metti l'auto nel parcheggio al posto mio qua dentro in cortile perché stanno facendo un sacco di lavori e poi rischi che se arriva un tir non riesci a passare, devi riuscire a spostare la macchina. Arrivo subito, grazie. Bimbe, vado perché sono in tardissimo, non fate arrabbiare, mi raccomando, se no non viene più. Anche poi mi racconto sul mio telefono. Fate bravo, ciao. Bambine, buongiorno bambine, come state? Bene, sì, tanto. Stai bene, Vanessina? Tu sei Vanessa, sì. Vero? Sì. Brava. Vanessa, dov'è tua sorella? Che non la vedo? Non la vedo, quella monella, dov'è? Senti, ma tu pensi di prendere in giro me? E a sonno. Tutte le pulizie di casa. Allora, bambine, allora. Aspetta, le scarpe, perché c'è... Ah, sono venuta direttamente in ciabatta. Stavo facendo... Le pulizie. No. Allora, tu non mi conosci. La parmigiana. La parmigiana. Voi io l'ho lasciata a mio marito calogero e speriamo che si comporti bene perché se torno a casa per colpa di vostra madre e la parmigiana si è bruciata, io a voi ve la faccio fare e ve la faccio pure mangiare. Ti piace la parmigiana? No. Allora, ascoltami bene, la parmigiana fa bene, ti fa diventare grande, guarda come sei piccolina, perché non mangi la parmigiana? Allora, bambine, ascoltatemi bene, che io sono molto stanca, che ho lavorato tutto il giorno e stavo facendo... Bravo, questo è tuo, tieni, te lo regalo. Allora, ti spiego! Aspetta che c'è questa cosa che mi piace molto fare, olio. Esatto!
Ma che mi hai fatto? Mi hai rotto la aspirapolvere? No, se la vedo. Allora, questa aspirapolvere, guardatemi bene. Sì. È della Proscenic. È la migliore che c'è, ok? Proscenic. È super potente. È della Proscenic. Guarda qua cosa c'è scritto. Proscenic, non Proscenic. Proscenic. Sì, e tu dammi sto pezzo di carta che mi sta dando fastidio. Dammelo! Questa aspirapolvere è super potente. Accendila. Bravo. Che vedi che non mangi la parmigiana, ma sei intelligente. Guarda, ti devo spiegare una cosa. Madonna, ma che getto d'aria c'è qua? In estate possiamo usare questo al posto del condizionatore. Per aumentare la velocità di aspirazione devi toccare qui. E ancora qui. E andiamo al massimo. Attenta a non prendere tua sorella che te la aspiri tutta. Poi, dove vai? Ma guarda che bella, c'ha pure la luce! È bellissima! Allora, vieni qua che ti devo spiegare una cosa. Allora, questa qui non è soltanto un aspirapolvere, ma lava pure i pavimenti. Che bello! Così non dobbiamo prendere lo scopino e... Esatto, lo scopino, quelle del bar. Lo mettere qua, giusto? Quello si mette poi qua sotto. Poi ti spiego come, Anastasia, ma prima si aspira. No, non è proprio così, ma quasi. Ha un serbatoio d'acqua di 340 millilitri. Puoi lavare tutta casa. Tutta casa. E sapete una cosa? Che dopo aver aspirato con questa aspirapolvere, l'aria di casa sarà più pulita, i peli di quel gattaccio non ci saranno più. Ma poverino. Ehi, poverino cosa? Che fanno male? Fanno venire l'allergia. Scusa, ma questa adesso è nostra, è tua, non mia. No, questa è mia e poi me la porto a casa. Te la sto prestando soltanto perché tua madre stasera mi ha disturbata. E allora per fare più veloce, perché con questa si fa tutto in un attimo, si aspira, si lava e poi no, ci possiamo guardare tutta la televisione che vogliamo. Ma nel frattempo che voi aspirate e lavate, io chiamo mio marito Calogero. Perché gli devo chiedere come va con la parmigiana. Ma intanto proviamola. Questa è l'aspirazione normale. Poi abbiamo quella media e quella veloce. Così Anastasia può volare in casa, vero? Sai che te lo posso fare anche più piccolino il bastone. Lo vuoi più piccolino il bastone? E allora spegni. Guarda Anastasia, tu non ci potrai credere. Guarda, stai guardando? Schiaccia qua. Io. E voilà! È prova di bambino! Questa aspirapolvere potete acquistarla e fare le pulizie ai vostri figli, ma quanto sono intelligente io! Quanto! A zero! Ehi! Vale di là! A chi non mi guarda, no, ce l'ho di mamma quando torna! Lasciami stare i piedi! Lasciami stare i piedi che devo chiamare Calogero! Rosina. Giosalia. Giosalia. Ma come ve lo devo dire? Un nome così importante e comune. Tutti si chiamano Giosalia come me, tutti. In Sicilia, non in Sicilia, pure a Novara, tutti. Sì, sai quante ne ho conosciute io? Una. Vedi, da Novara sono tutte. Guarda che se me la fai cadere, io a tua mamma ce la faccio pagare. A Novara sono tutti Gaia, Giorgia, Giulia. Sì, tutta la tua compagna di classe, scommetto. Ma anche Federico, sì. Francesco. Va bene. Allora, che mi stavi dicendo? Mi stavi parlando? Sì. Tu adesso cosa fai? Vai? No. Noi stiamo a casa da soli. Ma non ti posso lasciare da sola. Tua madre mi ha dato un compito e io lo porto a termine. Mentre voi due pulite casa con la Proscenic, io mi vado a riposare. Ah, brava! Io sai cosa faccio? Vado a fare i compiti su. Anzi, che domani c'è la verità. Vado. Ah, quindi sei furba tu. Tu pulisci. Guarda. Che ti stai facendo, Batman? Sparisco. Ma che sparisci? Sparisci. Questa sparisce. E io devo fare le pulizie. Guarda, ma che vuoi? Mamma mia, oh, mamma mia, qua a Novara siete tutti dei geni. Guarda, meno male che settimana prossima volo e vado a Palermo. Anch'io, sei tornata, eh? Ma comunque, tu hai una figlia, figlio? Io? Sì, ho una figlia che si chiama Rosita. Rosita, ti piace il nome Rosita? Rosita o Rosita? Rossitta. Con due S. E due T. Rosita.
Io Giosalì e lei Rossitta. E poi c'è Calogero, che è il nostro mio marito, suo papà, insomma, è l'uomo uomo, chiamiamolo uomo della famiglia, dai. Ascoltami bene, guarda che io devo chiamare Calogero, che questo mi sta facendo la parmigiana e ti ho detto che se me la brucia io la parmigiana vengo qua con le melanzane e ve la faccio fare a voi, perché io me la devo mangiare questa sera, capito? E scusa, e io devo pulire, lei deve andare a fare i compiti, perché noi ti dobbiamo cucinare la parmigiana? Perché se per colpa vostra, colpa di vostra mamma che doveva andare dal dentista. Io brucio la parmigiana, che mi mangio stasera? Che mi mangio? Ma tu che stai facendo? Che devi pulire casa, mannaggia a te, mannaggia. Si vede che mangia parmigiana, c'è una pancia così. Ehi, maleduca, maleduca, dammi il numero di tuo papà, che quello di tua mamma ormai ce l'ho. Dammi il numero di tuo papà, dammi, su, come si chiama tuo papà? Franceschino. Franceschino? No, Gianmarchino. Gianmarchino? Quanti papà c'hai? Dai, fammi capire. Allora, ascoltatemi bene, ma non beh. Sentite, sentite, sentite che aria fresca e pulita dopo che abbiamo passato il proscenic. Mamma mia. Posso passare la... Pure il gatto è sparito, perché secondo me se l'ha aspirato il proscenic. Posso aspirare la, quella là, là sopra? Provaci. Allora, senti, Vanessina. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Mamma mia, mamma mia, queste due, io veramente queste due. Madonna, ma chi è questa bella signora allo specchio? Voi chi siete? I cucciolini! Voi siete i cucciolini, cucciolini! Scrivete nei commenti, ma quanto è bella sta signora, ma mi vedete? Perché mi vedo un pochino sì e un pochino no. Mamma mia, che bellina che sono! Allora vado a chiamare Calogero, cucciolini, perché mi deve sapere questa parmigiana com'è. Ti posso dire una cosa? Che sei dolce. Che sei dolce. Pure tu, anche se mi hai fatto cadere la proscenic. Perché io, guarda, che non sono scenic. Senti, ma me lo presti il cellulare, che devo chiamare Calogero, che non ce l'ho. Fai sto numero, per favore. 327 723 273 3. Chiama e passamelo. Sta spillandino. Pronto, Calò? Ciao. La parmigiana com'è? Cosa? Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Come hai fatto a bruciarla, deficiente? No. Lo sapevo, no. Lo sapevo che non ti potevo lasciare nessun compito. Madonna mia, Calogero, quando torno a casa stasera il divorzio chiedo. Il divorzio! Senti, di Arrossitta, se può venire un attimo a darmi il cellulare, che me lo sono scordata sul tavolo. Sì, lo so dove abitano, grazie. Sì, mannaia tia, scappi casa, che quando torno te vedi che ti faccio. Scappa, scappa. Niente. Sti uomini non sanno fare niente. Dillo insieme a me. Niente. Chi arriva comunque? Che sei carina però tu. Chi arriva? Oh, capito. E arriva Rossitta, figlia mia, che mi deve portare il cellulare, che me lo so. Io vado a fare i compiti, arrivo. Ehi, scappa, scappa, che poi ti faccio lavare i pavimenti dopo. Senti, ma tu fammi capire una cosa. Fammi capire, ma hai pulito casa? No. E che stai aspettando? Che stai aspettando? Che c'è il mio proscenic qua, che stai aspettando? Che no, che tu... Che cosa? Che cosa? Io, tu, Elli, noi, voi? Hanno citofonato. Apri, apri tu, che è sicuramente Rossitta. Vieni amore, vieni che fa freddo, copriti amore, copriti. Ciao amore, tutto bene? Certo, me l'hai fatto come sempre. Brava amo, senti amo, me l'hai portato poi il cellulare? Fa niente amore mio, ma quanto sei bella, che sei dolce, fatti vedere. Sì, no. Mamma mia. Scusa, ma quanti anni ho? 12. A 12 anni, perché scusa, c'è qualcosa che non va? Hai iniziato troppo tardi a mettere il rossetto, forse? Hai ragione, a 5 anni io lo volevo fare mettere, ma suo papà non ha voluto. No, solo che avete le unghie, la sigaretta elettronica. Amore, stai facendo un post su Instagram? Sì, subito. Oh, fammi vedere, amore. Allora, già messo, ho visto. Guardate facci. Quanti follower che ha mia figlia su Instagram, guardate. Ho vinto web. Mamma, quanti follower. Complimenti, amore, complimenti. Che da grande devi fare l'attrice, capito? Sì. L'attrice. Allora, fammi vedere il reel. Fammi vedere il reel. Non ho fatto un reel, ma perché oggi non c'avevo voglia. Non c'hai voglia. Però amo, amo. Fuori casa. Stai bene? Ma l'hai mangiata ieri la parmigiana? No, però ho fatto, certo.
Ah, meno male. Che ho fatto. Hai visto che mia figlia mangia la parmigiana? Guarda quanto è bella, guarda, guarda come gli sta bene il rossetto. E perché mangia la parmigiana? Anche tu devi mangiarla, che se mangi la parmigiana il rossetto ti sta benissimo. Hai visto quanto è dolce questo, mia figlia? Vediamo se la trovo su Instagram, dai, vediamo. Adà, vediamo. Che sei aliena? Sei aliena tu? Ah, ma qua fuori l'hai fatto! Sì, ti sei ispirata? Ma è brutto sta casa però, amore. Devi fare la casa nostra. Che cosa succede, amore? Sono i miei amici, vai. Oh, mamma mia, questi amici. Senti, ma allora stasera vai a discoteca a ballare? Eh sì, forse vado con Alice. Con Alice, ascolta. Forse anche Elisa Lucchetta e Iris. Ah, ascoltami. Non voglio che torni prima delle 5, va bene? Trovata. Sì, torno per le 6, 7, facciamo dai. Va bene, va bene. Perché voglio andare a casa di... Ah, sì, di Sara. Perché mi aveva invitato. Va bene, allora vai da Sara. Torna anche alle 8, alle 9, non ti preoccupare. Ma no, non dormo da lei, magari. Ah, va bene, amore, va benissimo. Allora, sentite un attimo. Mia figlia, hai visto quanto è bella? È proprio lei, eccola qua, guarda che bella. Amore, ma la sigaretta elettronica l'hai terminata? Vuoi che te ne compri un'altra? Sì, quella rosa. Quella rosa va bene, ma quella con i glitter? No. Quella senza glitter. Quella opaca. Quella opaca. Aspetta che c'è una foto che ti vedo la marca. Ok, perfetto. Scrivo a Sara. Okay. Solo che mamma... Dimmi, amore mio, della mia vita dolce, che sei dolce. Mi sta chiamando Ali, chiamando Ali. Hai visto che belle scarpe nuove che c'ha? Sì, Ali, non so se ti chiedono. Sì, va bene. Amore, fai come se fossi a casa tua, non ti preoccupare. Mamma, ti devo andare. Adesso? E Alice, mi ha chiamato. No, oh, amore. Andare a mangiare la carbonara lì al posto. Va bene, amore, Alice. Va bene. Ma chi vi porta? No, non lo so, andiamo con l'autostop. Brava, amore. Fa niente che non mi hai portato il cellulare, amore. Mammina ti ama. Che sei dolce, sì, madonna, so. Che sei dolce. E ciao. Salutami, Alicia. Va bene, Alicia. E salutamile tutte. Lisa. Amo, non ti voglio a casa prima delle 5. Ciao, amo, ciao, ciao. Madonna, che dolce che è mia figlia. Ma Vanessa dov'è? Sta studiando? Sì. Sì? Okay. Eccola. Ma ha detto che mia mamma è qui, che è arrivata. Ah, devo andare, che gli devo lasciare il parcheggio. Ah, ok, va bene. Allora, io vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Speriamo di no, perché stavo facendo la parmigiana e poi colpa vostra la parmigiana si è bruciata. No, non voglio che te li vada io. Vuoi che resto? Sì, veramente. E allora resto, dormo qua? No. Veramente mi vuoi? Ma no, vado via. Ma come vado via? Ma che maleducata! Va via, va. Ciao. Ragazzi, meno male che è andata via. Comunque, se a voi è simpatica, scrivetemi nei commenti e scrivete anche hashtag chi sei dolce. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Cuccioline, ma avete già comprato le nostre unghie personalizzate di Vanessa e Anastasia? E se sì, scrivete nei commenti che colore avete scelto. Oppure, se non avete ancora comprato, andate su www.vanityglow.shop e ricordatevi di abbonarvi al nostro canale. Ciao ragazzi! Ma sapete dove siamo? Siamo nel nuovo centro estetico di Vanessa e Anastasia. Oggi siamo qui perché finalmente sono arrivate, che cosa? Le nostre unghie di Vanessa e Anastasia. Guardate, sono bellissime. Ma qua dentro ci sono le unghie personalizzate, che non vi diciamo il colore, ma lo vedrete nel video. La lampada e poi la lima. Oggi avremo due clienti che verranno qua a farsi le unghie e il massaggio, perché noi siamo un vero centro estetico. Queste due ragazze sono, una è una mia compagna e l'altra è una mia compagna. Allora, non vi diciamo il nome e poi ve lo faremo dire da loro. Scrivete nei commenti chi pensate che siano. Che arrivano, che bello, sembra che sono gonfiabili al mare. Vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo. Allora, veloce, perché magari si arrivano. E qua abbiamo degli sticker che magari la mia compagna vuole mettere sulle unghie. Vi dico solo una cosa, ha un gatto e un cane, magari, non lo so, l'avevo già letto. E poi qua abbiamo trucchi, se magari lei si vuole truccare. Poi pochi. Sì, qua ci sono i centrellini che sono compresi nel trattamento che Anastasia farà alla sua compagna. Guardate queste. Sì. Questa è sempre compreso nel trattamento.
guardate, si mettono sopra l'osso. Questa bellissima. Abbiamo questo profumo buonissimo che è mio. E magari questo lo posso anche mettere sulla mia compagna, ma non so, per il trattamento del corpo. Invece queste sono le maschere del viso che metterò la mia compagna, bellissime. Poi abbiamo qua dei trucchi bellissimi. Per finire questo, che ci sono i rossetti bellissimi e anche un pennello bellissimo. Mio compreso. E ragazzi, questo trattamento che facciamo alle nostre compagne, la mia e quella di Vanessa, lo potete acquistare anche voi. E poi è bellissimo perché ci sono le unghie dentro. Ve le potete fare se avete una sorellina piccola, e le potete fare anche alla vostra mamma. E le trovate sul sito vanityglow.shop. Mi raccomando, acquistatele. Oh, hanno bussato. Giulia, non vedo l'ora di vedere le nuove unghie di Vanessa e di Anastasia. Anch'io. Speriamo che si muovano ad aprirci. Ciao. Ciao. Ciao, possiamo entrare? No. Dai, stiamo scherzando. Venite. Ecco a voi il nostro centro estetico. Wow, che bello. Io sono curiosissima di vedere le vostre unghie. Dai, per favore, fatemele provare. Wow, io voglio sdraiarmi qua. Tu non ti preoccupare, che tanto adesso ci penso io a te. Ok Giada, guarda, adesso tu dovrai scegliere il tuo colore. Questa è la scatola personalizzata di Vanessa e Anastasia. Ok. Voilà. Queste sono fatte così. Poi ci sono queste qua rosa, semplici. Poi abbiamo queste qua così. E queste qua bianche. Ok. E questa che cos'è? La lampada. La lampada per asciugare le unghie. Giada, quale preferisci? Quelle bianche. Ok, va bene. Giulia, invece per te è un trattamento molto speciale. Allora, la maschera per il viso. I cetriolini da mettere sotto all'occhio. Wow, quando uscirò da qui sarò bellissima. Giulia, togliti le scarpe. Sdraiati. Quindi se resta così. Ora apriamo, apriamo. E prendiamo. Giulia, stai calma. Non è niente. Allora, Giulia, stai calma che non è niente. No, Giulia, Giulia, apri gli occhi, puoi aprire gli occhi. Ah, no, stai tranquilla. Non ci vedo niente. Guarda solo questo. Non vedo niente. Lisa, rilassati, Giulia, rilassati che agisco, ok? Allora. Allora, aprire qual è il sacchettino. Giada, per te è la prima volta che fai le unghie finte? Sì, sì, è la prima volta. Ok, allora, eccoli. Bene, metti la tua mano qua. Ok. Bene, dammi la tua mano. Ok, tagliamo. Allora, prima. Ok, una. Adesso metto io. Ah! Adesso, due. Il però vabbè. Adesso mettiamo la maschera. Bello. Ma è sono al contrario. Metti da posto. Ah, ok. Allora. Mettiamo questa, una di qua. Dai, una. Dammi la mano. Il pollice. Il pollice, secondo me va bene questo. Con questo applicatore delle schiaccioline. Ok. Ok, adesso dobbiamo tagliare la lunghezza. Ok, adesso questo. Dimmi la bocca. Stai in bocca. Sì, vai a aprire adesso. Ok. Non te la so. Devi stare in posa 10 minuti. Tanto che io ti tocco qua. Però stai ferma. Dopo, alla maschera. Poi ti metto la crema. Dopo la crema, cosa vorrai? Questo o questo? Decidi te. Guarda. Queste due o queste due? Così. Così? In questo modo. Allora dopo te le metto così, va bene? Già è così finita la prima mano, e poi la mettiamo sotto la lampada, si secca e limiamo. Ok, adesso dobbiamo tagliare l'ultimo. Okay. E poi mettiamo sotto la lampada.
Sei felice di ritornare a scuola lunedì? Allora, adesso se schiacciamo una volta sola sono 60 secondi. Se invece se teniamo premuto sono 120 secondi. Quindi lasciamo così e intanto chiacchieriamo. Sono passati 10 minuti, togliamo la maschera. Ok. Come ti senti? Bene. Ok. Fresca con quella maschera, era troppo fresca. Lo so. Mettiamo la crema? Tira indietro i capelli. Tienila un attimo. E la spalliamo tutta. Wow, le guance. Tutta fresca. Adesso sei tutta fresca. Allora, Giada, sei pronta? Che adesso limiamo. È quasi finito. E poi mettiamo ancora 120 nella lampada, abbiamo finito. E facciamo l'altra mano. Ok. Ma dopo questo non è che ci prendiamo qualcosa da bere? Chiediamo alla cameriera. Hanno detto che è nuova, va bene? Va bene. Ok, va bene. Hai visto come si sono anche indurite perfettamente con la lampada? Sì, sì. Vero, sono bellissime. Ciao! Ah, hai messo le nostre unghie alla Giada? Sì. Brava, fammi vedere. Bellissime, belle Giada, ti piacciono? Sì, sì. Sono bellissime, adesso le puoi personalizzare con quegli adesivi che... Ha deciso lei questi. Belli. E invece qua queste due monelle, wow, ma tu sei fantastica. Che cosa ti ha fatto oggi Anastasia? Mi ha messo la maschera, poi... No, prima mi ha messo le cose così. I cetriolini, immagino. Sì. Poi mi ha messo la maschera. Sì, quella al marshmallow che mi ha fatto comprare un po' di cose per il nuovo centro estetico. Poi mi ha messo la crema e queste cose qua. E adesso mi sta mettendo un lucidalabbro. Ah, ma sai che sei bellissima e sei profumatissima. Ti sei divertita nel nostro... Poi mi ha messo anche il profumo. Ah, ecco perché sei così profumata. Ma ti sei divertita nel nostro nuovo centro estetico? Sì. Ti piace? Sì, dopo voglio farlo anche io. Fare le unghie, io certo. Voglio fare la maschera che... adesso e dopo le unghie. Va bene, amore. E che colore le vuoi le unghie tu? Quelle azzurre o quelle rosa? Poi le guardiamo insieme e decidiamo? Anastasia, fai vedere le unghie che ci sono. Allora, queste e quelle mie che metto dopo. Ah, tu le vuoi così? Sì, e giù la metti, giù la... Fai vedere. Quelle erano tutte rose e poi possiamo personalizzarle con gli adesivi che abbiamo comprato. Io adesso mi faccio la maschera, voglio vedere. Adesso tu vuoi fare... Ma scusami, ma vieni qua un attimo. Ma tu sei un'estetista, non sei la cliente. Sono io la cliente, adesso me la fai a me la maschera. Prima di te c'è un'altra cliente. Ah sì, e chi sarebbe? Ho saputo che avete una cameriera speciale. Sì, sì, dopo ve la farò conoscere. Si chiama Josalia. La volete conoscere dopo? Okay. E vi faccio portare qualcosa di fresco da bere? Sì. Carinissima, molto carina. Voi state mettendo gli adesivi? Che bello! Sì. Ah, fammi vedere. Dove? Wow, bellissimo. Ma qua cos'è, un cuoricino? Sì, sì. Che bello! Questo lo vedi? Ma è stupendo! Che belle che sono! Complimenti! Mamma mia, no, ma mi piacciono un sacco, Vanè, me li devi fare anche a me, ok? Vedere un po', hai tolto la maschera? Ah, guarda Anastasia, però... sei bagnatissima! Bello, guarda sotto che capelli. Sì, sei bella, insomma, qui abbiamo il riposo della guerriera perché è stanca, eh? O vuoi un massaggino? Di la verità, vuoi un bel massaggino, eh? Fallo. Buongiorno! Chi Buongiorno! Sei? Oh, ciao! E tu chi sei? Giulia? Magari Buongiorno. È la tua cameriera? Sono Josalia. La cameriera più bella che ci sia. Sei bellissima. Verolissima. Ciao. Ciao. Tu chi sei? Giada. Ah, Giada. Ho sentito già parlare di te. Avete sete, bambini? Sì, grazie. Ma sono avvelenati? Ma ditemi una cosa. Sono bella? No. Sì. 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 Bellissima. Sei bellissima. Vuoi il bacino? Sei dolce. Questa ragazza è coraggiosa, molto coraggiosa. Che sei dolce, che sei dolce. Tu chi sei? Sei sto coso nero? Mi vuole un'estatella? Io. A parmigiana la sto preparando, eh? Ok. A parmigiana.
parmigiano, non sai cos'è la parmigiana? Ma come? Ma tu che cosa ti mangi a casa tu? Che cosa ti mangi? Le noccioline? Sì. Come sì? Dammi il numero di tua mamma. Dammi subito il numero di tua mamma che ci faccio fare la parmigiana stasera. La vuoi la parmigiana? No. Guarda che la parmigiana è buona. È fatta con le melanzane, con pomodoro, mozzarella. Ma chi è? Ma chi è? Sei tu? Sei tu, io lo so, sei tu, devi dammi le statè. No. No, che lei è dolce. Madonna, che bellino questo bacetto. Mamma mia. Vuoi pure un bacetto? No, no. Secondo me sì. No. Secondo me lo vuoi. No. Vedi? No. Giochiamo a nascondino, giochiamo a nascondino, nascondino. Cucù, non ti vedo, dove sei? Mo me l'abbio, eh? Sto dove vai? Dove, va? Dove vai? Dammi l'estate poco. Allora, bambine. Tralala. Apposta, adesso non sei più stanca, visto? Sono 50 euro. No, grazie. Solo che grazie, grazie, grazie a te, dammi. Sì, noi siamo quelli che dobbiamo fare il massaggio, ma che no? E perché io no? Non ho capito, scusa. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Spiegamelo. Guarda che io se voglio mi faccio tutti i massaggi che voglio, hai capito? No. No. Perché non serve il nostro negozio? Ma brutta, brutta, brutta gioiella. Vieni qua. Vieni qua, maleducata, vieni qua. Brutta! Io so il tuo dialetto napoletano, giusto? No, ascolta. Bruttissimissima! Brutta! 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 Veneto? Sì. Veneto. Sono veneta, si sente che sono veneta? Ah, no, siciliana! Ah, siciliana! Che c'è qualcosa contro i siciliani? No, no. Abbiamo il cannolo più buono del mondo noi. Eh? Va bene, adesso io me ne devo andare, che mi chiama il padrone che devo andare a lavorare! Ma dopo torno, eh? Dopo ti giuro che torno! No, non tornare, non tornare! Che tutto è bene. Ma che tutte le sere ti racconto la ninna ma quanto sono sguaiati sti bambini! Io vado, ciao! Ma un bacio a tutti da Giosalia, la più bella che ci sia! Ciao bambini! Dopo puoi ritornare! Vai cammina con me, vieni ma devo sentire la cosa! Dopo puoi tornare, scusa? Sì, dopo! Andare, che ci sono i letti da fare. Ciao. Ciao. Allora bimbe, ma è venuta Rosalia a portarvi da bere? Che gli ho detto di portarvi sì, da bere. Ah sì. Carina, vero? Sì. Vero. Ha fatto. Sì sì, lei ha questa cosa ha fatto? Vabbè. Ti ha sporcato, vabbè. Lei ha questa passione per i rossetti, poverina. Molto scuri. Crede di metterli anche bene, però vabbè, ma poverina. Ma è brava, fa una parmigiana che alla fine è del mondo. Ecco perché parlava parmigiana. Allora, abbiamo concluso questo video bellissimo. Quindi dobbiamo pagare. Vi è piaciuta il centro estetico allora, di Vanessa e Anastasia? Ti sei divertita Giulia? Ti è piaciuto il nostro nuovo centro estetico? Bene. Dovete pagare. Eh sì, qua si paga ragazzi. C'è da pagare. Cosa pensavate che era gratuito? Ok, allora, quindi tu massaggio, maschera 5 euro. Più cetriolini 10. Più cosa fatto? I brillantini 5 euro. Ancora cacao. 30 soldi Vanessa e Anastasia. Ok, grazie mille, sì. Perfetto, quindi lei mi ha pagato giusto e non gli devo dare il resto. Scontrino però, sì.
sembra uno scontrino di Vanessa Anastasia. Perfetto, prossima. Ok, tu cosa hai fatto? Il trattamento alle mani. Ok, quindi allora dici la lima e poi hai fatto le unghie. 5 più gli sticker. Sì, sì, sì. Più l'estate. L'estate. Più l'estate. 20 euro vale Anastasia, 10 centesimi. Sì, vale l'estate. Ok, c'è rispetto, grazie. Ok, quindi avete pensato scontrino. Oh, scusa che se c'è la finanza qua fuori siamo rovinate e chiudiamo subito. Va bene, cuccioline e cuccioline. Allora, questo video termina qua con la Giulia che si sta bevendo tutto l'estate al rossetto di Giosalia. Cuccioline e cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!